Salve, buonasera, sono qui alla manifestazione, come non esserci, per ribadire che l'articolo 21, che è quello che tutela appunto il diritto di informare, il nostro dovere di farlo, malgrado le minacce, malgrado tutto, non è stato scalfito. Ora è venuta alla luce veramente la violenza di questo clan, ora tutti ne parlano, speriamo che i riflettori restino accesi, ma per i cittadini di Ostia. Il clima si riesce a essere uniti almeno oggi pomeriggio? Io credo di sì, credo, non so, lo vedremo, credo proprio di sì, anche perché quando la WISP e Libera sono stati attaccati, i fatti hanno poi dimostrato che noi siamo usciti perché si era scoperto che nulla era regolare di quello che era stato, come si chiama, le concessioni che non c'erano, non erano regolari. Quando la WISP e Libera si sono accorti di questo, noi siamo usciti prendendoci una valanga di semplificazioni, di giudizi, anche di insulti, ma poi improvvisamente si è potuto dimostrare che nulla era regolare. Nulla era regolare, che quindi era giusto uscirne, e adesso i fatti hanno dimostrato che c'era certamente una presenza delle commissioni, delle forme di corruzione presenti su questo territorio. Io credo che devono essere dei segni che uniscono. È bello quando su questi obiettivi ci si mette veramente insieme, è noi che vince. Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi e soprattutto bisogna unire le forze, gli onesti, per diventare una forza propositiva. Non si può dividersi, no. Bisogna fare in modo che nessuno ci metta un cappello sopra, no? Libera ad esempio è apartitica, ma è impegnata politicamente come servizio per il bene comune, per la collettività, no? Perché mi pare importante. Disposta a collaborare con tutte le forze su degli obiettivi chiari, precisi, trasparenti, che siano veramente di servizio per il bene della collettività, per il bene comune. Grazie. No, grazie a voi. Padre, lei ha detto l'importante è che nessuno ci metta il cappello sopra. Ha visto questo rischio in queste giornate qui a Ostia? No, non l'ho visto. Però è importante dirlo, che vuole essere veramente da parte della Federazione della Stampa, da parte di Libera, che è un coordinamento di 1600 associazioni così diverse nel paese, è importante da parte nostra la collaborazione con tutte le forze che fortemente, in modo chiaro, pulito, trasparente, si impegnano per il contrasto alle forme di illegalità, alle presenze criminali, mafiosi, ma soprattutto non tanto il contro, ma per. L'ho detto poco fa e lo ripeto, c'è un'attenzione certamente alle persone che subiscono violenza, ma c'è un'attenzione soprattutto per me, di stima e di riconoscenza per quanti in questo territorio sono fortemente impegnati. Le cose belle e positive che ci sono da sempre, perché io conosco realtà, associazioni, gruppi che qui si sono sempre diversi, fortemente impegnati. E l'altra attenzione va proprio alle persone più fragili, più deboli, più povere, perché vuol dire creare condizioni di maggiore attenzione e dignità. La giustizia vuol dire libertà e dignità per tutti, perché c'è molte situazioni di povertà in certi quartieri qui della nostra Ostia. Siamo qui insieme con la Federazione della Stampa Italiana perché è una manifestazione in cui parleremo di più temi, sia della libertà di informazione che così in questo episodio che ha visto coinvolto un giornalista, insomma è stato un momento vissuto dal mondo della stampa come un attacco alla libertà di informazione, siccome in questo momento in tutta Italia ci sono tante storie di giornalisti vittime delle aggressioni delle organizzazioni criminali e mafiose, è un modo per riportare l'attenzione anche su questo tema. E poi ovviamente l'occasione per parlare di Ostia, del suo territorio, dei suoi problemi, in cui appunto la criminalità organizzata purtroppo è presente da tanto tempo, e quindi per noi è l'occasione di continuare a mettere il faro su questo tema, che ovviamente non si limita al ruolo del clan Spada sul territorio di Ostia Nuova o di Ostia, ma anche ad altre questioni importanti. Grazie. Ebbene, andiamo. Dai, ci vediamo. Ciao. Piacere di avere.
Ma tu sei juventino, però. Ma fiatore cortesemente, per Liberi TV. Ce la facciamo a liberare sto mare di Roma qui? Che dici? Intanto se buttassimo giù il lungo muro già farebbe un bel segno, no? Però questo lo dovete chiedere alla Raggi, tanto tra un po' arriva. È lei che ha tutto in mano, adesso. Può farlo veloce, un po' di ruspe e si fa rapido, basta avere voglia. Bisogna chiedere a Papagni se è d'accordo, però ho paura che non lo sia tanto. Grazie. Aspetta che c'è sta... Però è anche vero che deve essere una politica che non sia autoreferenziale, ma che sia in grado di raccogliere la voce dal basso e portare le istanze dei vari territori per giungere poi a una sintesi che sia realmente rappresentativa. Abbiamo qui anche Angelo Bonelli, che conosce il nativo di Ostia e conosce bene la situazione. Che ci dice Angelo queste manifestazioni? Che speranza ha Ostia, il futuro di Ostia, con questi, chiamiamo, nuovi o vecchi personaggi? I nuovi vecchi personaggi non danno molta fiducia, queste manifestazioni sì sono importanti, se però hanno un seguito non solo di consegnare alla giustizia i malavitosi e bonificare Ostia da queste presenze, ma quello di cui ha bisogno Ostia, come voi ben sapete, sono politiche che ripristinano la legalità a partire dal mare, a partire da un luogo in cui proprio lì non è stata mai ripristinata la legalità, in cui il lungomuro è l'esempio massimo dell'illegalità. Ecco, c'è necessità veramente di politiche. La Raggi dovrebbe fare quel famoso piano di utilizzazione degli areniti che è chiamato PUA, che invece non arriva, e anzi i primi sintomi sono quelli che nulla è cambiato, come diceva Tommasi di Lampedusa nel Gattopardo, dire di cambiare per non cambiare assolutamente nulla. E questo di cui si avrebbe un grande bisogno, di una presenza forte delle istituzioni che ripristino la legalità e l'interesse pubblico per riportare il decoro urbano a partire dal lungomuro che non dovrebbe esistere più. Grazie. È costretto a vivere sotto scorta perché sta dalla parte dello Stato e della legalità. Paolo Borromeo. Grazie Presidente, grazie a tutti voi. Io però, permettetemi, voglio rompere il protocollo e vorrei che tutti voi faceste un applauso ad una donna che non c'è più e che oggi compie un mese dal vile attentato, Daphne Caruana Galizia. 16 ottobre Daphne, in una periferia, una delle periferie che noi cerchiamo di raccontare, veniva uccisa, e quelle periferie sono le periferie che noi abbiamo il dovere di raccontare. Tutti insieme siamo oggi qua, lo diceva bene il Presidente Verna, con una carta costituzionale in mano, perché l'articolo 21 non riguarda solo i giornalisti, l'articolo 21 riguarda tutti noi. Riguarda i cittadini liberi, e un giornalista che non racconta, che si ferma a quelle testate, è un giornalista che non starà facendo bene il proprio dovere, come un cittadino che rifiuta di denunciare. E noi non vogliamo che raccontiate le nostre storie,
Noi vogliamo che si facciano presenti le inchieste che raccontiamo. Federica lo ha detto bene facendo presente quello che vive ogni giorno. Michele Albanese, Sandro Ruotolo, noi dobbiamo ringraziare le tante associazioni che sono qui. Noi però vi chiediamo un patto di non cedere alla paura di quelle testate, perché mille teste sono molto più forti di una testata, molto più forti di una testata. Perché lotta alla corruzione, lotta alle mafie, lotta alla povertà vuol dire tutto questo. Allora, amici, saranno i giovani, saranno i poveri che piacciono a qualcuno a fornirci le coordinate del nostro futuro. Saranno loro l'anima di nuove autentiche città del nord. La strada lo so che è lunga, ma non esiste che un solo mezzo per sapere dove può condurci, proseguire il cammino e proseguirlo insieme. Noi pensiamo che il dottor Sabella sia stato forse l'unico in tutti i 40 anni di storia a cui noi ci riferiamo quando parliamo dei fenomeni di Ostia, e sia stato l'unico che abbia avuto il coraggio di capire il problema e di entrare nel piatto. E l'aveva capito talmente bene che quando si è cominciato a scoprire, diciamo, il verminaio, hanno pensato bene di commissariare il municipio di Esci e di non commissariare magari il comune di Roma, perché magari era quello il tema più forte. In ogni caso, per noi il magistrato Alfonso Sabella sarebbe l'unica risorsa di cui può disporre ancora la città per mettere qui sul municipio di Esci un profilo tecnico. Quindi non chiediamo una elezione, non chiediamo un commissariamento di nuovo, ma chiediamo che all'interno dell'amministrazione si crei un rapporto sinergico tra amministrazione locale, Comune di Roma e funzioni dello Stato, perché questo municipio non ha ancora gli anticorpi per combattere la causa dei suoi mali. L'amministrazione del municipio 10 è una struttura debole, tra virgolette, e non è una struttura mafiosa, è una struttura debole, cioè non ha risorse, non ha capacità sufficienti a contrastare, diciamo, questa grande attività malavitosa che si è creata intorno al principale business di questo territorio. Qui ci sono centinaia di milioni che ogni anno vengono fatturati sulla base di un settore, diciamo, cosiddetto turistico, che non ha nulla di turistico e che è semplicemente un affare di alcune famiglie che da 40 anni si spartiscono la più grande torta di affari annuali che genera questo territorio. Tutto lì. Guardarci dentro a queste cose qua richiede coraggio, capacità, forza e assoluta superiorità istituzionale. Tutte cose che in questo momento e nei momenti che verranno ancora purtroppo mancano. Quindi noi facciamo un appello all'ANAC perché magari si doti al suo interno di una risorsa come il magistrato Sabella e che si provveda, diciamo, nelle forme possibili ad utilizzare il coraggio e le competenze di questo magistrato per generare una strategia di lotta vera, interistituzionale, cioè che non vede il municipio 10 da solo, che non vede il comune di Roma da solo e che trovi nello Stato, nei supporti delle funzioni statali, una serie di contributi che purtroppo sono mancati.